scusate, il treno di Modane è arrivato. Merci. È il treno di Italia. Dall'altra parte, signore. Ma sapete se è arrivata una comitiva di turisti italiani? Lasciate libera l'uscita, signore. Ma è per l'incontro Italia-Francia di calcio, capite? Lasciate libera l'uscita, signore. Qua là l'etichetta della truppa italiana, se la lista. Perfetto. Noi siamo della comitiva. Turisti. I signori della comitiva italiana? I pullman sono fuori sul piazzale. Sì, dobbiamo aspettarla. Lei no. Viene con noi. Don Andrea! Don Andrea! Signore, che piacere! Come va? Io sempre affacciavo dal finestrino nella speranza di vedervi. Perché io ho fatto un poco tardi, allora mi sono messo qui sicuro di vedervi passare. Io volevo scrivere ma interesse vero. Abbiamo scritto la cartolina, la vedete. Abbiamo portato la nostra figlia. Ah, la piccoletta. Sì, la piccoletta, quella è venuta col fidanzato. Fidanzata. Fidanzata. Ho fatto anche la gazzetta. Questo è il fidanzato di mia figlia. Questo è Marcello, il nostro futuro genero. Sì, parole a pelle d'amore. E dove sta Mimì? Era rimasta sul treno. Sul treno? Come mai? Perché? Ma voglio dedicare pure a Parigi. Ma no, io scherzavo. Aspetta, no, non ti muovere. Se non troviamo a me, perdiamo Marcello. Barone, volete venire con me? Ve la faccio subito. Sì. Mi raccomando, voi c'è il pullman fuori, ma non lo perdete, altrimenti ci perdiamo. Ma è possibile, mi fai fare ste figure. Arrivi a Parigi e ti metti a litigare. Va bene. Oh, ma che ti prende? Andiamo? Se Marcello non mi chiede scusa, non scendo da questo treno. Di, ma che sono queste stupidaggini? Non fa la ragazzina. C'è il barone che è venuto a prenderci. Ti ricordi? No. Come, non ti ricordi Don Raffaele, il barone, quello che veniva a mangiare al nostro ristorante? Non mi ricordo. Non farmi fare brutte figure. Ma Andrea, dove siete? Siamo qui. Lei si è addormentata una gamba. Ma come questo è Mimì? Com'è bello, ti ricordi come adesso? Si è fatta grande. E poi devi vederla in piedi, fatti vedere quanto sei alta. Gesù, ma è più alta di me. Allora, vogliamo andare che c'è la mamma che ci sta ad aspettare? A Parigi abbiamo i minuti contati. Andiamo, andiamo. Non farmi arrabbiare. Vieni a papà. Tante belle cose, negozi, teatri. Ti faccio conoscere tutte le eleganze di Parigi. Andiamo, vieni, via. Se non fosse per lei, sarei tornata in Italia con lo stesso treno. La valigia del signore qui non c'è. Hai guardato bene? Ma se vi dico che non c'è... Ma dove l'ha messa questa benedetta valigia? E io l'ho data a un facchino. Ma avevamo avvisato che al trasporto ci pensavamo noi. E vabbè, ma... Ce l'hai il numero del facchino? E no, che ne sapevo. Scusi, no? Quando partiamo? Un minuto, aspetti un secondo. Grazie. Signori, signori, presto, presto, per cortesia. Fanno i ragazzini. Ma che è successo? La bambina non voleva scendere, litigano. Allora, noi ci vediamo a mezzogiorno a colazione. Come, non mi dite con noi? Non posso, devo accompagnare degli amici che partono per New York. Ah, vabbè, allora, scusi, Galbergo. Ma dove sia? Non lo sia. Tante grazie. Vuol venire con me, per cortesia? Cerchiamo di trovare questa valigia. Scusi, era quello il pullman della comitiva azzurra? Lei fa parte della comitiva italiana? Sì, ma solo per caso, perché... Ma dove è stato tutto questo tempo? Ma come dove sono stato? Ho preso un caffè crema, ho fatto toilette, naturalmente, no? Aspetti un momento. Philippe! Guardate, questo signore ha perduto la sua valigia. Potete cercarla un po' voi? Sì, ci penso io. Benissimo, dopo lei vada all'ufficio CIT della stazione. Penseranno loro ad accompagnarla all'hotel. Ah, bene. D'accordo. Venite, signore. Io adesso come vado in albergo? Beh, venga, l'accompagno io. Grazie, grazie. Philippe, tu subito all'hotel. Allora. Non può andare perduta. Voi restate qui mentre io vado ai bagagli per vedere se posso trovare la vostra valigia. Ai bagagli? Aspettatemi, non mi muovete. Aspetto qui. Vengo subito. Grazie, grazie. Mademoiselle, pour plaisir, en plein de Paris. En plein de Paris? Ah oui. Nous avons celui-ci 160 francs, et celui-là 120 francs, ou bien celui-ci 150 francs. Vous avez compris? Non. Vous speak English? Ah non, moi italiano. Ah, italiano, ma io parlo italiano. Ah, bene. Io credo che questa va molto meglio. Avete tutte le esplicazioni, tutte strade, metropolitana, e anche tutti i monumenti. Ah, benissimo, questo va bene, sì. Mademoiselle, s'il vous plaît. Oui? Ecco 95 franchi. Detective Magazine. 60 francs. Merci. €95 e €500. 200, 300, 400, 500. Merci. Aspettate, 5 che fa 1000. Merci, bonjour. Au revoir. Ehi, signore, la vostra pianta. Ah già, che memoria. François Dimanche, mademoiselle, s'il vous plaît. Voilà, monsieur. Merci, mademoiselle. Merci. Volete ancora qualche cosa? Grande Parigi, eh? Già. Buongiorno, signori.
I pullman della comitiva italiana sono già partiti. Oh, sì, sono partiti circa 10 minuti. Di già. Sì, signore. Venga con me, allora, l'accompagno con la macchina. Ma no, grazie, io Parigi preferisco conquistarmela da solo. E qui, prego, signore. Il signore della comitiva italiana. Beh, non c'è mica poi bisogno di farlo sapere a tutti. Ehi, quanto devo? Paghi tutto te. Hai scassinato qualche banca oggi? Sono 50 franchi, signore. 50? Grazie. E voilà. Andiamo. Ehi, fate attenzione. C'ho il cavallo sicuro per il Grand Prix. Ah, sì, e quale? Baccarat. Ah, ma che Baccarat, fammi ridere. La sicurezza è Stella, la figlia di Espagnol. Espagnol, un brocco, lui e sua figlia. Ehi, la piantate? Va bene, andiamo. Ehi, Di Piero, andiamo, muoviti che è tardi. Concordia, larga 280 metri e lunga 250. Può contenere 6 grandi transatlantici affiancati. Al centro, dove durante il terrore funzionava la ghigliottina, si erge oggi la fine silhouette dell'obelisco che il faraone Ramses fece innalzare davanti al tempio di Luxor. È un monolito di granito rosso. Radames, quello della Ida. Non ti ricordi, Radames, discolpati. 32, 33. Nel 1831. Lo teneremo qui ancora qualche istante. C'ha per sorriso. Permettere ai signori turisti di riprendere fotografie a ricordo della piazza, ma presto, mi raccomando. Scendiamo. Ma che scendiamo? Che figure ci facciamo noi due piccolini, no? Qui là sono due corazzieri. Mannaggia, per colpa tua mi fai perdere tutte le occasioni. 34, 37. 34 e 1, 35, è una, no? Quella vale per 3. Mannaggia, che buona! Ma che state contando? Gli obelischi. Quanto mi è antipatico questo perché c'ha la fidanzata carina. Sì, ma è italiana. Sempre italiana, sempre. Riprendiamo italiana, ora la nostra visita. Alla vostra destra è il grandioso giardino delle Tuileries. Guardatelo appena, lo vedremo dopo con più calma, quando visiteremo anche il Louvre, quel palazzo che scorgete laggiù in fondo. Tutto il complesso ha una superficie di 180.000 metri quadrati, 3 volte il Palazzo del Vaticano. Sortendo la stazione di Lione, arrivate fino a Piazza della Concordia. Cambiate direzione e prendete la linea Issy-les-Moulineaux. Poi scendete a Sèvres-Babylon. Vostro albergo è là vicino, capito? Parli con un mio compaesano. Non sarebbe questa la vostra valigia? Sapevo che non si sarebbe perduta. Bravo. Allora, Christine. Oui? Te ne vai a ballare? E con chi? E poi sono così stanca. In tutti i modi, non fare tardi, perché io mi devo trovare con Tornerò Carlo. Tornerò presto. Au revoir. Per voi. Grazie, signore. Che volete, signore? Rien. È vostro questo? Ah, sì, è mio. Siete ancora qui? Ci avete capito ben poco, Certo, è complicato, Écoutez, io vado verso Sèvres-Babylon. Se volete posso accompagnarvi. Oh, oui. Christine? Oui? Non sei più stanca adesso, Sciocca. Proseguendo la nostra visita ai principali monumenti, potete ammirare alla vostra sinistra l'Opéra, il più grande teatro del mondo quanto guarda, a superficie. Alla vostra destra, in fondo, Rue de la Paix. Potete scorgere la colonna Van Bon, imitazione della colonna traiana di Londra montata allora, dalla statua allora, in fondo, signore. Avendo terminata di percorrere l'avenue dell'Opéra, entriamo ora nella celebre Rue de Rivoli. Ancora alla vostra destra potete ammirare la statua di bronzo dorato di Giovanna d'Arco a cavallo, eretta nell'esatto punto nel quale, secondo la tradizione, fu ferita l'eroina nazionale. Ma qui se non si ferma non si può vedere niente. Lei dice sempre guarda di là e guarda di qua. Sì, capisco. Già parlo per male, la prego, deve rendersi conto che questa è una rapida visita. Non possiamo soffermarci a lungo per ogni monumento, signore. E ora visiteremo uno dei più vasti e dei più bei palazzi del mondo, il Louvre, che contiene ricchezze artistiche numerose e incontrastate. Che mi importa del Louvre? Sempre guardate là e di qua. Che cavolo. Adesso ci fermiamo. Signori, pronti a scendere. Porta principale.
principale del Louvre, porta dal Louvre. Il Louvre contiene 6 musei. Non ci attarderemo ad osservare minutamente l'architettura. Senti, Marcello, ce ne andiamo a vedere Parigi, noi due soli? A vedere le vetrine dei negozi, eh? Certo, che racconto alle mie amiche, che ho visto i musei. Dopo la partita te ne farò fare un'indigestione di vetrine. Devo sempre fare tutto quello che vuoi tu. Eccoci al Louvre, prego i signori turisti di non disperdersi. Come vedete il Louvre consta di 6 musei messi insieme: museo etrusco, greco, romano, egiziano, italiano e altri due. A sinistra la Venere di Milo, da questa parte si accede alle antichità egiziane, niente di interessante. Passiamo invece a destra, attenzione allo scalino, antichità orientali. Tutti uniti per favore, in fondo alla Vittoria di Samotracia. Signora la prego, non resti indietro o cominciamo a disperderci. Siamo al primo piano, galleria d'Apollo, voltiamo a sinistra. Siamo nella grande galleria lunga 275 metri, alta, la Gioconda. Visto? Le sale laterali non offrono grande interesse. Eccoci finalmente al pian terreno, sculture di diverse epoche. La visita è finita, non manca nessuno. Via. Gira di qua, gira di là, non ci fanno vedere niente. Presto, signori, presto. Ma noi andiamo? Prego, prego, presto. Veramente non stavamo seduti davanti. Sì, sì, ma non fa niente, signore, lo stesso, prego. Ah, oh, mamma so. Mia. Oh, chi è? So io. Ah, beh. Vit, vit, vit! Allesi! Ehi, vuoi farla straripare la Senna? Muoviti! Raffaele, per favore mi fai accendere. Sotto. Allora, giocherai proprio baccarat? No, gioco tantiem. Ma senti, ma cambi idea a tutti i momenti. Cambio idea perché ci penso quanto occorre. Ma tantiem è favorito, darà 2 soldi. Meglio 2 soldi che un pugno di mosche. Ma io l'ho sempre detto, tu non te ne intendi. Può anche darsi che gioco la coppiata con baccarat. E allora vedrai tu se me ne intendo di come si riesce a far quattrini alle corse. Bene, io gioco Estella e se vince faccio festa per un mese. Smettetela con questi sogni da miliardari. Su, su, incamminiamoci. Speriamo che qua ci veda qualche cosa. Quello pensa alla partita e voi i monumenti. Mica sono venuta a Parigi per vedere i monumenti. Capisco ci stessimo un mese, ma ci stiamo un giorno solo. E io che vedo? La Cathédrale de Paris. Notre Dame de Paris. Ah, Notre Dame de Paris, l'abbiamo vista al cinema, sì. Benissimo, bravo. Le 2 torri che voi ammirate misurano un'altezza di 38 metri. La torre di mezzo è stata bombardata, vero? No, la navata centrale... Come, non è stata bombardata? Un momento, sì. Allora perché manca? Ah, non manca, sono sempre state... Non c'è? Non c'è, non c'è, sono sempre state... Ah, 2 sole, no, siccome ho visto dei ponti là in mezzo... Ah, stanno facendo dei lavori. Ah, la fanno. La navata centrale... La fanno adesso? Forse la fanno. Ah. Signore mio, non lo so. No, vabbè, domanda, siccome è una cosa interessante, lei vuole andare a vedere le vetrine, le immagini, mi dica. La navata centrale che prende luce dal grande rosone è uno dei capolavori più perfetti dell'arte di... Toto. Andiamo. No. Ma perché? Non sono mica piccole queste. Ma sono troppo eleganti. Ma che ne sai tu di gente elegante a Parigi? Andiamo. Ma che dobbiamo fare? Il giro di Parigi appresso a quello? Allora. Dai, dai, dai. Vabbè, allora io mi prendo quella di te. Toto, aspettiamole qua. Potrebbe essere solo per donne, no? Già. Cretino, questa è la metro. Ma che è la metro? La ferrovia sotterranea, andiamo. E ormai non le troviamo più quelle. Ma ne troviamo quante ne vuoi. E se poi ci sperdiamo sottoterra con queste... Nicolì, a Parigi bisogna correre l'avventura. Da qualche parte sbucheremo fuori, dai. Vabbè, corriamo st'avventura. Petit sourire, s'il vous plaît. Merci. Oh. Abbiamo provato la ghigliottina. Sì. Le foto... Cosa ti chiede, monsieur, bureau? No, dico, le foto dove le prendiamo noi? Quando... Qui c'è un Mimì che parla francese. Sì, è andato al terzo piano con Marcello. Mimì!
Voi attendete un momento che noi andiamo a chiamare nostra figlia in cima. Vediamo quando torniamo giù. E voi se ne siete dato, potete fare fotografie? Oh, Andrea, non correre, la faccio. Ecco, adesso devi andare più a sinistra. E ci sto andando. Ancora, ancora a sinistra. Poi sali un pochino. E che vedo? Sali, sali un pochino. Ah, eccolo lì. Però nel film della Bergman sembrava molto più grande. Ti piace Parigi? Sì. Ci torneremo in viaggio di nozze. Così non sarà sempre domenica e mi farai vedere i negozi. Sì, te lo prometto. Ma ragazzi, ma è possibile che vi state sempre a baciare? Non vi vergognate mai? Io non lo so. Elvi, già vedi quanto è bello. Che c'è? Ma guarda che altezza, come stiamo in alto. Vedi il laghetto, pare quello di Castel Gandolfo. È bello. E vogliamo buttare la moneta. Perché? È capace che è come Fontana Trevi. Guarda. Ma ce ne butto uno del franco, tanto il lago che ne sa. Che stregone. Vabbè, che c'è, quello è il gesto che vale. Voglio quando arriva. Oh, sta ferma, non mi tocca. Neanche un bacio. Beh, io vado a vedere Parigi col binocolo. Tu intanto firma queste cartoline, ecco. Firma chiara, hai capito? Ma qui non si vede niente, eh? Metti bene l'occhio al centro, papà. Ah, acchiappale! Tanti saluti! Ah, tutte le cartoline! C'erano pure i francobolli! Ma ricordasse tutti gli indirizzi! Vabbè, ma capace che arrivano lo stesso! Come? I francesi ce li imbucano loro, sono tanto educati! Come si dice passeggiare? Io ne so come si dice passeggiare! E guarda su quel particolare, maledetto! Come si dice albergo? Hotel non lo sanno. Ah, già. Hotel, vostro hotel. Ma c'è niente, non ci pensa niente. A me che ne ho trasmessi. Come? Ma che è matto stato matto? Penso, voglio esercitare. Due sicuramente ci avranno preso per i corambolanti. No, mi dispiace per la bionda. Voilà, io sono arrivata. Ora è facile per voi. Dovete prendere il metrò in quel senso là. Compri? No, no. Allora, vous vous moquez de moi? Che? Ridete di me? Io ridere di voi? Ah, no, mai. Io devo proprio scappare. Oh, sono già 11 ore, mi aspettano per la colazione. Mangiare, anch'io devo mangiare, mangiare con voi. Oh no, i miei non ricevono turisti. Arrivederci. Ehi, Christine. Qua? Io vi aspetto qui. Christine. Fareste meglio di visitare Parigi. Ma io sono solo a Parigi. Non è vero, vi aspettano a Lutetia. Ah, nessuno mi aspetta a Lutetia. Giuro, nessuno. Insomma, cos'è che volete fare? Passeggiare per Parigi. Ma voi potete passeggiare senza di me? Ah, non è possibile, senza di voi. Vi farebbe proprio piacere? Ah, molto, andiamo. Allò, allò. Ehi, où est Raphaël? Où est Raphaël? Romeo, Romeo. Ah, c'è la fa. Allora, che cosa volevi? Romeo, toglimi questa bottiglia. Senti, Romeo, tu dovresti farmi un grande piacere. Se posso te lo faccio. Sono arrivati degli amici miei da Roma, sì. E io devo restare con loro. Capito. Tu dovresti prendere il mio posto nella bottiglia. Lo faccio veloce. Grazie. Sì. Vuol dire che io stasera verrò a riprenderla a casa tua. Davanti a casa mia, sì. E il guadagno lo dividiamo a metà, ti va? Sì, sì. Bravo, grazie, Romeo. Ehi, quant'è? 20 franchi. Ecco. Ah, aspetta che ti aiuto. So. Ah, ecco. Vai. Ciao, Piero! Venite qua! Arrivederci, a presto! Arrivederci! Arrivederci! Oh, non dimenticarti di Estella! Ah, no, stai tranquillo! Allora, la molli per oggi la bottiglia? Ah, non voglio fare indigestione d'acqua minerale oggi! Arrivederci! Arrivederci. Voilà, monsieur. Quelques brioches.
la sama soxom de del handel. Je voudrais la même chose. Comme monsieur? Oui. Vous voulez la même chose que monsieur? Oui, tac. Signorina, siete americana? No. Belga? No, no. Svizzera? No. Inglese? Io svedese. Ah, siete svedese, conosco bene la Svezia. Ibsen, i fjord, Greta Garbo, il re Gustavo. No. Mademoiselle, mi permettete? Goddò, mamma, hen frågar om jag amerikanska. Det här är min mamma. Scusate. Vem fa di? Jag vet inte. Certo che questa valigia è... Ma voi la conoscete tutta? E come no? Tutta anche, dicono... Perché a Roma si dice, non so se è vero, sono chiacchiere... Che ci sono dei posti, dice... Dove... Mica io no, per... così per curiosità... Scusi... Certo che abbiamo avuto il piacere di conoscere il signore, non si potrebbe organizzare qualche cosetta questa sera? Perché domani partiamo e allora... Se voi mi autorizzate io per preparo un programmino. Non so se mi spiego. Perché voi... Ecco mio volevo, vabbè ci vediamo sulle robe del lavoro. Grazie. Buongiorno signore. Buongiorno. Che c'è da mangiare un sacco di roba? Meno male. No. Tanto che io non ci capisco niente, detto che parli francese. Se ci fossero spaghetti scritti in italiano, guarda. Se li rissambra sebra se. Buono? Che sarebbe? Non so. Forse, ho fatto studiare francese da Lemona, cosa da mi hanno insegnato a leggere il menù. Una parola, questa non capisce niente di italiano. La squadra, come si dice in francese? Beh, si dice cadre, scadre, cadre. Scadre, squadra, scadron. No. Domanda in inglese, team. English, team. No. Niente, capisce niente. Ah. Monsieur, s'il vous plaît, condivu squadra football. Le forze di équipe, signor. grazie, grazie. Allora, mademoiselle, je voudrais savoir où habite l'équipe italienne. Andiamo, se permettete, ordino io. Garçon, forse spaghetti scritti in francese. Allora, pour commencer, hors d'œuvre, varié. Monsieur, le menu touriste est réglé d'avance. La roba davanti, la roba, cioè i turisti c'è roba davanti. Che il menu è già ordinato. Ah, come il raggio dei soldati. Sono partiti. Chi? Come chi? I giocatori. Allora la partita non c'è. Ma non dire sciocchezze, sono andati allo stadio, anzi bisogna fare presto, altrimenti non arriviamo in tempo. E anche se si fa tardi, si può dare long shot. Oggi c'è l'Arco di Trionfo, la corsa più importante dell'anno. Signor, che chic. Oh, che spettacolo. Vedrai, miei amici. Le donne più belle e eleganti d'Europa del mondo. Oh, sì. Ma sì, ci mancherebbe anche che non andassimo a vedere la partita. Piuttosto venga anche lei. Ah, io per me volentieri. Solamente io credo che non si troverà un biglietto neanche se si trattasse per il Presidente della Repubblica. Non so se mi spiego. Guardi, io do il mio. Perché? Io sono stanca, preferisco restare in albergo. Senti, io non voglio insistere. Me la faccio fare. Intanto è tutta la roba di uomini. Il barone verrà con noi. Alors, ça va comme ça? Oui, merci. Dunque, non rimpiangete il vostro match? Che cosa ho? Siete bella. Questo me lo avete già detto. Cristina. Non toccate. Avete una vostra fotografia? Per che fare? Per vederla. Non saprei, ne ho una. Piccola, piccola. Non mi pettinavo come adesso. Oh, non importa, vediamo. Me la regalate? Guardate che idea, ma no. Fidanzata, eh? Perché? Vi ho chiesto io se avete una piccola amica. Ah, no, niente amica. Non voglio sapere. È bello. Chi? Il vostro fidanzato. Ci tenete proprio che io sia fidanzata? Oh, no, non ci tengo affatto, no. No. Ma siete fidanzata? Tutti curiosi come voi in vostro paese? No. Ridatemi la foto. No. Franco, ridatemi la foto o mi offendo? Bon, come volete. Christine. Christine.
c'est une cocarde, bouton qui pleurit dans un couloir de dilette. L'esprit, l'esprit de Paris qui musa. Siete inquieta con me? Oui. Molto inquieta? Oui, tanto molto. Ecco, ve la restituisco. Domandate perdono? Perdono di chi? Di avermi fatta inquietare. Devo chiedere perdono? Oui. Allora, perdono. È bello Parigi. Christine, che cosa c'è? Si baciano così. Perché no? Davanti a tutti, così. E a Roma non vi baciate? Ah, sì, però non così, davanti a tutti. Quando si ama. Ah, capisco. Bisogna fare i biglietti. No, ce l'ho, ce l'ho. Svelto, don Raffaele. Il caspo, il football, sa, ehi, va, Eh? Che? Siamo turisti. Scusate. Pardon, monsieur. Qual è un idiot? Già. Ma io credevo di farvi un piacere. Ma come? Si corre l'arco di trionfo, la più bella cosa dell'annata. Ma che volete che mi interessi l'arco di trionfo? Io sono venuto a Parigi per vedere la partita. E mo dite voi come facciamo? Ma qui è più divertente. Ma che è più divertente? Mi rompono un braccio adesso qui. Dora Pelle carissimo, questo non dovevate farlo. Quanto ci vuole per andare allo stadio? Un sacco di soldi. Non parlo di soldi, di tempo. E dall'altra parte della città ci vuole più di un'ora. Con un tassi dove lo troviamo a quest'ora? Sì. Siete sicuro proprio che ci vuole un'ora per andare allo stadio? Forse anche di più, dimenticato questo gioco del football, è una cosa da ragazzini. Sì, lo so, ma voi capite, ma queste sono quelle che dicevate... Sì. Vogliamo fare una bella combinata. Magari, si può. E come non si può, si capisce? Ci costa molto. 1.000 franchi. Così poco? E con 1.000 franchi ne hanno 10.000. Ah, perché pagano a noi? Naturale. Naturale a Parigi. E voi lo conoscete? A stella. Buona? Brava? Tiene una falcata. E poi alla fine rimonta sempre. Lei? E di chi è? Quella col cappello nero? No, non Andrei. Eh? È il numero 12. A stella. Quanto è carina. Nicolì, ma quello è italiano, l'abbiamo conosciuto sul treno, non te lo ricordi? Ma io non riesco a capire come fa certa gente a rimediare certe francesine così carine. Tutto è perché tu non hai charme. Io? Totò, dipende dal fatto che questi francesi non sanno una parola d'italiano. È naturale, quando si sta all'estero bisogna conoscere la lingua. Lei la sa. Perfettamente. E perché sta solo? Forza Italia! Forza Italia! Monsieur. Aprite! Tutto completo, signore. Ma come completo? Avete i biglietti, sì, allora. Ma bisognava venire prima. Lo vedi? Io lo sapevo che finiva così, ci hai messo un'ora per cambiarti. Senti, non incominciare, sono stufa di sentirti brontolare. Se non possiamo entrare, andiamo da un'altra parte, non c'è solo il football a Parigi, no? E qui ti volevo, e io sono il solito cretino, avrei fatto molto meglio a lasciarti in albergo. Ah, sai che dispiacere. Dito un po', chi ha segnato? Ah, io me ne infischio del pallone o altro per la testa. Me ne vesto ame, falsa, mi muovi, Dio! Ma fatti che sono io che voglio venire, tu! Meno male che non siamo soli. È completo. Ma questo raccontatelo a qualcun altro. Ti dico che è completo, provate la tribuna a fianco.
Et alors, monsieur? Non, c'est toi là, tu t'as colpa tua, cambia, ricambia il cappello, sei stata più di un'ora davanti allo specchio. Cosa ci trovi di straordinario? Dobbiamo far vedere che noi dalla Corsica non sappiamo essere eleganti? Ah, sì, sì, hai ragione, il torto è mio che avrei dovuto lasciarti a casa. O mandarmi al cinema. Ma che c'entra? Ti devi rendere conto che la gente non sta a aspettare i comodi tuoi, no? Sì. Che c'è? Sì. Sì, vous ne savez pas qui est-ce qui vient de marquer? Chi ha segnato? Vorrei saperlo anch'io, ma non mi lasciano entrare perché è tardi, capito? Io sono italiano, vengo da Roma. Ho fatto un viaggio enorme di 24 ore per poi non riuscire a vedere niente. O distampeggio di noi questi? Oh, poveretto, loro sono venuti apposta a Roma e non li fanno entrare. Ma è assurdo, ma che diamine ora avete? Sta tranquilli, vi faccio entrare io, garantito. Faites attention, complète. Nous sommes des Italiens, nous sommes venus pour le match, venus de Rome, à poste. Ah, beh, allora fate presto, entrate. Hai visto? Hai visto? Loro dentro e noi fuori, tutti calma, e due. Calma, lascia far che ci penso. Presto, presto, venite, svelti. Allez, allez, vite. Voici notre téléphone, madame. Madame? Désir de sapon. Comment, madame? Sapon. Ah oui, du savon, madame. Hey. Mademoiselle Nadine, s'il vous plaît. Oui, madame. Nadine, mostrate i nostri saponi a madame, che è italiana. Sì. Abbiamo della fougère, sapone alla rose e sapone all'eau de Cologne, d'une très bonne qualité. Ah, abbiamo anche la ultima novità della casa, savon o citron? No, limone, sapone. Ah, ma è un sapone parfumato a citron. Volete tutto in paniere? No, grazie, uno basta. Madame desidera altra cosa? Noi abbiamo tutti i prodotti di bellezza. Profumi, vernici, rossi da labbra. Allora, madame, è tutto che madame vuole, 125 No, ma io lo prendo. Devo fare pacchetto. C'est très joli, n'est-ce pas? Ah, joli, joli. Madame desidera farsi coiffare? Come? Noi abbiamo istituto di bellezza a vostra disposizione. Monsieur André, voulez-vous voir pour madame, s'il vous plaît? Oui. Vado a fare vostro pacchetto. Bonjour, madame. Je vais faire un petit chef-d'œuvre pour vous. Non capisco. Ah, vous êtes italienne. Italiana, sì. Vado a fare un piccolo capolavoro. Se volete ben venire. Tenez, sedete un minuto, je vais être à vous. Sedete, vengo tutto di seguito. Così, quando ci danno? Niente. Perché? Perché l'ho giocato con Blachette. Vabbè, che ci importa di me? Blachette non è arrivata. Allora non perdiamo niente. No. Don André, perché non facciamo un'altra bella combinata? Allora, te parlate di quelle ragazze o delle cavalle? Cavalle, cavalle, per quello c'è tempo. Merci beaucoup, monsieur. Mi ha detto merci be... Merci beaucoup. Grazie assai. No, ma mi ha fatto una risata, adesso non per... per forze. Come per forze? Perché che ragazze sono? Sono manche indossatrici. Un invito a cena è presto fatto. Presto fatto che cosa? La volete un'avventuretta? Beh, magari, ma... Allora, allora, andiamo, presto. Taxi! Voi siete sicuro che... E come non sono sicuro? Si vede subito. Taxi! Fidatevi di me, don André, io conosco il genere. Facciamo presto, sennò perdiamo di vista l'automobile. Su, salite. Suivez cette voiture.
mi ha impressionato è stato il profumo, quando le ho dato il guanto. Ho inteso un profumo. Profumi di Parigi? Lo conosco, non so come si chiama, ma lo conosco. Sono arrivate che... Scende quella sola, allora? Non è quella che piace a voi. E voi? Vi aspetto. E io che gli dico? Non conosco neanche una parola di francese. D'ora fine. Beh, allora vengo con voi e parli in vostra vece, non impressionato. Don André, scendiamo, su. Coraggio, don André. Andiamo, boh. Ciao. Va bene? 400 franchi, non pc. 3, 4, tenè. Allora adesso che facciamo? Andiamo presto, entriamo al portone, subiamo. E non sarebbe meglio che aspettiamo il segnale dalla finestra? Ma sono 15 anni che sono a Parigi, volete che non conosco certa gente? Fidatevi. No, perché il primo giorno non vorrei cominciare ma male. Ma state tranquillo, volete che non sono sicuro di quello che faccio. Andiamo. Bonjour, messieurs. Bonjour, mademoiselle. Vous désirez, monsieur? La maison Bonta. Oui, monsieur, mais la maison est fermée le dimanche. Ha detto che la casa è chiusa di domenica. Beh, vabbè, ditegli, io sono di passaggio, monsieur, non guardo quello. Mademoiselle, nous sommes des clients de passage. Je vous en prie. Alors, je vais le voir, monsieur. Bien, merci. Tenez-vous la peine d'entrer, monsieur, s'il vous plaît. Vous pouvez attendre un instant ici, je vous préviens, monsieur Bonfant. Merci, mademoiselle. Okay. Et andate a chiamare monsieur Bonfant. Qui sarebbe? Sarà un direttore. Monsieur. Bonjour. Enfin, monsieur. C'est tout à fait par hasard que vous me trouvez là, parce que c'est dimanche et d'habitude je ne travaille pas. C'est que siamo fortunati perché la domenica non lavora. Siamo andati a visitare ce matin à Rome. Oh, arrivate du Rome. C'est sans doute signor Apolloni qui vous envoie. Non so. Che cosa? Si manda Apolloni. A noi? Apolloni? Sì. Oui, 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 oui. Un vecchio amico di me. Ah. Comment va-t-il? Che? Come sta? Apolloni? Bene, ho raffreddato, ma adesso... Oh, niente di grave, merci. Ah, lui non viene mai a Parigi senza farmi una visita. Sì, c'est un amateur de pièces rares, unique. Un amateur di pezzi rari, unici. Anche lui, insomma... Oui, voi molto fortunati, parce que justement j'ai reçu aujourd'hui une pièce qui est une merveille. Che vi vuole mostrare un pezzo che è una meraviglia, sono una fotografia. Se avessi quella della cameriera, voilà, è una pistoletta che date du début du 19e siècle. Intero. Interamente in oro. Bene, oui, bene. In oro e poi costituito per au moins 400 pièces. 400 pezzi. È il pezzo meraviglioso. Scusate, forse avete fretta? Volete che vi mostro la gamma dei miei modelli? Oui, j'ai 5 modelli che je suis en train de. Che faccio io medesimo. Oh, oui, modestement, io arrivo a fare dei piccoli miracoli, vedete? Sono me che ha fatto tutto quello, le gabbie, il supporto per le gabbie, questo molto poco interessante, soprattutto appassionante la meccanica. Oui, la meccanica può far chanter le petit oiseau. Tenez, si cela vous intéresse, je peux vous le montrer, voyez? Che dici? Sì, che vi vuole mostrare il meccanismo degli uccelli. Oh, ecco Palais Royal. Per andare a Rue de la Paix bisogna fare Rue de Rivoli. Noi restiamo qui. Perché? Abbiamo deciso di fare i metrò. E che significa fare i metrò? È un sistema infallibile. Ce l'ha detto quel signore che stava con quella ragazza allo stadio. Qui a Parigi hanno l'abitudine di darsi appuntamento davanti ai metrò. Su 20 appuntamenti, niente di più facile che un fidanzato non arrivi all'appuntamento. Allora... Ci vuole colpo d'occhio, naturalmente. La ragazza aspetta, si innervosisce, passeggia. Uno si avvicina e le dice, come si dice, me ne sono dimenticato. Ah, dice, mademoiselle, vous attendez quelqu'un? Possibile che dovete farvi sempre riconoscere, i soliti italiani. A voi due dovrebbero togliere i passaporti. Io me ne vado da solo, arrivederci. Ciao. Ma vedi quante aree che si dà quello là, in fondo non è altro che un vetrinista della Rinascente. Ah, ma sì, me l'hanno detto. A Rinascente! Allora, d'accordo. D'accordo, sì.
Grazie. Oh, scusatemi, noi non possiamo vi accompagnare. Io mi devo preparare per la gara atletica di Sefuer. Me la strada voglio trovate subito. Uscendo a destra o a sinistra, vi trovate la Place du Palais Royal. Allora, attraversate il Louvre, hein? Louvre, sì. Louvre, approfittate per vedere la Gioconda. Oui. Del gran Leonardo. Buona l'idea. Oh, ma noi già siamo stati a vederla stamattina. Oh, allora. Lei ha un po' il sorriso della Gioconda, eh? Sì, è vero, il sorriso arcano. Vogliamo togliere il disturbo? Sì, sì. Oh, naturalmente, Claudine, questa sera passerà a prendervi con la macchina. Sì, con il nostro macinino. No, no, le dottore, certo, non è un Alfa Romeo, mi fida bene. Oggi l'abbiamo lasciato in garage per la confusione che c'era allo stadio. Ma se soir, stasera, dopo la gara, ci troviamo tutte e quattro e facciamo la bella bomba. Se Grigny vincerà... Che vuol dire? Dice così che questa sera, dopo l'incontro di sollevamento pesi, andiamo a divertirci insieme a fare la bomba. E loro la chiamano bomba. Vedrai, caro Marcello, che bomba sparerò io. Brava la signorina. Arrivederci. 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 A stasera. E stasera. Alle 9. D'accordo. Che stavi scherzando? Scherzando di cosa? Ma vuoi uscire sul serio stasera con quelli? È naturale che voglio uscirci, perché gli ho dato l'appuntamento, sono simpatici, carini e non dobbiamo uscirci. Anzi, t'avverto che stasera, quando usciamo, fai meno la spiritosa con le bombe, sennò quelli se ne accorgono che non li puoi soffrire. Piuttosto, non fare tu lo spiritoso. Che ne avevi promesso a Roma? Ti farò vedere Parigi. E perché quello che hai visto che cos'è? La sgorgola? Non è Parigi? Chiamò Parigi, quattro monumenti, la partita, i musei. Stasera mi tocca vedere pure il sollevatore di pesi, i pesi, te li do in testa. Uè, tu bisogna che con me cambi sistema, sai? Perché sennò Parigi te la vedi da sola, mia cara. Magari! E allora vacci, ciao! Sicuro! La signorina Mimì, la mia fidanzata, uscire dal metrò. Magari. Come magari? No, no, magari l'avessimo vista, le dicevamo dov'era. Grazie, buonasera. Quanto è fesso quello? C'ha una fidanzata così carina? È carina veramente. Io me la terei attaccata alla catena come un orologio. Anch'io. Mademoiselle, vous attendez quelqu'un? Non mi capite? Non siete francese, eh? Turista o in vacanza? You're American? English? Svizzera? Italiana? Però sola, solissima. Ah, magnifico, adoro le italiane quando sono sole, senza sorveglianti. Ah, signorina, che bellezza incontrare un'italiana tutta sola. Vedrete che vi farò una compagnia d'oro. Come si dice? Mademoiselle, ah, mademoiselle, vous... Oh, madonna, me lo sono dimenticato. Mademoiselle, vous sapete... Vous êtes quelqu'un? Quelqu'un, dai. Mademoiselle, vous attendez quelqu'un? Oui, pourquoi? Pourquoi vuol dire perché? Io qua ti volevo. E adesso che diciamo? Je suis seul ce soir. Un moment. Non c'è mai niente. Bonsoir, chérie. Ah, qu'est-ce qui se passe? Monsieur me demande si j'attends quelqu'un. Eh bien, si vous permettez, c'est moi qui l'attends. Oui. Che magra figura! Sai che ti dico? A vederla da vicino non era poi un no, no. Comune, comune. Il fischietto è costituito par un tubo d'organo e un piston. E questo, vedete, chi soleve, ceci c'è per la durée. Per la durata, questo. Dura molto questo affare? Come? Combien di ore? Dura la durata della notte. Tutta la notte, noi siamo qui. Durata della notte. Della notte, oui. Ora, vedrete, ecco. Le chant continue. Oui, il chant continue e... Ah, pardon. Ancora. Un'altra caricata, Voilà.
Et voici le chant alterné ou intermittent. Ah, è terminato. Ah, bene, eh? Il canto intermittente, che potete ricominciare quando volete. Oui, va ricominciare in un momento. Oui, va ricominciare, oui, oui, in un momento. Oui, allora va falso proprio. Oui, vedo che vous intéresse, ma allora io vi mostro il mio migliore modello che ho creato io stesso. È un modello vraiment straordinario, car il est plus réduit que celui-ci, ma ancora forse se io può dire plus précis, je vais vous le montrer tout de suite. Vi vuole mostrare un modello ridotto a un uccello solo? Voyez-vous, l'uccello è un canary. Un canary, oui, ma il canto non è esattamente il canto del canary. Non, c'est un chant que j'ai moi-même inventé, un chant plein de poésie. Ascoltate subito. A voi, prego. Bonjour chérie, je porte mon manteau chez Fat et je mène le gauche chez grand-mère. Tu m'accompagnes? Non, je te rejoins tout à l'heure. Devo ancora parlare un piccolo momento con il signor... D'amore? Monsieur d'amore e signor... Andrea. Monsieur André... Andrea. Bonjour monsieur. Monsieur? Bonjour madame. Dì alla signora che chiediamo scusa per essere venuti nella sua casa a disturbare il domenico. Non lo domando un fatto. Io comprendo, comprendo un po' l'italiano. Ah, vous compris perché... Oui, oui, je compris. Compris bien? Molto bien compris. L'unico che non compri... L'unico che non compri rien è il mio amico. Un taxi alla bar. Ma che bellezza, pensi un po' che fortuna, visitare Parigi di notte. Paris la nuit, una notte d'emozioni, giro dei tabaret. Io non posso. Ma sì, signorina, è un'occasione che non dobbiamo lasciarci sfuggire. Vedrete che stranezze, che eleganze, che meraviglie. No, io devo ritornare. Ma no, cara. Lei deve aspettare, ascolti un momento, signorina. Arrivederci. L'aspetterò qui, tutte le sere alle 9. Parola mia d'onore, sa? L'aspetterò tutte le sere. Si ricordi, arrivederla. A presto, a presto. Sai, mamma, ho incontrato un ammiratore italiano. Papà, è tornato con te. E chi l'ha visto, papà? Sono stata con Marcello. Anzi, se quel cafone non la pianta, lo pianto. Mamma, ma che ti sei fatta? Perché? Non mi sta bene? Ma che hai fatto? Sei matta? Perché? Mi sembri Maria Antonietta. Volevo fare una sorpresa a papà, sono stata all'istituto di bellezza. Oh mio Dio, ma sei bella lo stesso così come sei. Eccolo. Dici che me lavo la testa? Sì, forse è meglio. Vengo. Mimì. Mimì! Cosa vuoi? Apri che ti voglio dire una cosa. Puoi parlare anche da lì, ti sento. E non mi piace parlare attraverso le porte, è una cosa importante, apri. Valla a dire a tuo grenier. Sei una cretina, sei. E tu sei un cafone. Ciao. Ciao, sei ritornato? No, sono rimasto allo stadio. C'era molta confusione. Ma avete vinto o avete perso? Abbiamo perso 1000 franchi. Sì, vita, sì, ma che fai? Stai lavando la testa te? Io sì. E poi come te la asciughi? Beh, c'è il calo libero. Sì, metti la testa dentro il termosifone. Ma dì un po' una cosa, ma che hai lasciato aperto la finestra? Te? Io no, perché? Sento un passeretto. Canarino, non c'è, sì. Che sta c'è? Lo sento, ma... Sì. Dove? Ah, guarda, ma vedi come muove il dico, guarda, 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 è un amore, sì, ma quanto dura? Più di mezz'ora, c'è un'ora. Ma dove hai trovato? È stata una combinata di ora prima, l'ho portato in un posto e abbiamo trovato... Addio Franco, a presto. Ora Cristina. Dobbiamo separarci. No, 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 no. Paola ci vede insieme e diviene furiosa. Come... No, vi accompagno. No, 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 no. No, mamma. Vi prego, no. Mamma. Lavoro fino a mezzanotte. Tornate domani. Ah,
brava, non ti sei affannata. È mezz'ora che ti aspetto con Carlo, ma tu te ne infischi di noi. Scusatemi, Carlo. Oh, non importa. Beh, potevi anche ricordartene, io ti avevo avvertita che stasera dovevo uscire con lui. Non starti ad inquietare, se no diventi brutta. Tu ti lasci sempre commuovere, scemo che sei. Calmati, cara. Dimanche soir, merci. Ah, siete ancora qua. Christine, parto domani. Di mattino? E perché non me lo avete detto? Io vorrei ballare con voi stasera. Ma vi ho detto che è impossibile, sono di servizio. Aspetterò. Io sto qua fino a mezzanotte. Christine? Oui? Andiamo, cambiati. Ma che cosa ti prende? Su, fa svelta prima che io cambi idea. Ecco. Oh. Non ti intenerire. Sei un angelo. Ehi! Cosa? Ingegnero! Ah, sì, è vero! Grazie! Anche a me un bacetto! Certo. Vergognato! Non approfittiamo subito delle occasioni, Ne hai di pretese! Trovatelo un altro grullo che passi le domeniche in un chiosco! Franco, noi si va a ballare, Paola mi sostituisce, bene? Grazie mille! Christine! Qua? Ecco anche i biglietti! Noi si pensava di andare al Gaieté Montparnasse, ci canta Yves Montand stasera! Yves Montand? Ma vi immaginate, Yves Montand? Sei un tesorone! Divertiti, sai? Se c'è per la moglie, che ne diciamo? Ci facciamo chiamare il marito. Ci abbiamo l'appuntamento, non c'è mica niente di male. Beh, lasciamo stare, va. Buonasera, signora Andrea. Scusa tu. Figliolo mio, che gridi? È tardi. Andiamo lì, andiamo? Vabbè, aspettate, c'è il signor Raffaele, aspetta di sotto. Lo so, ci vediamo. Vabbè, vengo un attimo, metto la mia testa. Chi è? Ma erano quei ragazzi, siccome oggi giù al ristorante dice ci vediamo questa sera verso le 9, dicono che vediamoci. Figurati, io manco mi ricordavo più. Allora, che vogliamo fare? Ma, non so, di te. No, dico, vogliamo andare a mangiare al ristorante? No, no, guarda, adesso non ho fame, magari dopo, eh? Dopo? No, così avevo pensato se poteva andare a teatro prima e... Vabbè, ma le commedie che ci dobbiamo? No, no le commedie, alla rivista, alle Folie Bergère. Non sono mica, bisogna prendere i biglietti almeno un mese prima, sempre pieno, quindi da tutto il mondo vengono a vedere gli spettacoli, perché? Beh, allora non so, andiamo al cinema dopo. Peggio, che qui farò tutti i film stranieri, o parlano francese o inglese, che ci capiamo? Senti un po' una cosa, Andrea. Tu mi hai detto che eri stanca oggi. Ma se tu dici che non si può andare da nessuna parte, dove andate con quei ragazzi? Ah, a vedere le fontane. Come la domenica sera sono luminose. Andiamo a vedere le fontane, andiamo a vedere le fontane. Bene, sì, mi piace, venga male te, Sì, sì. Ah, vieni con te? Ci vengo volentieri, io. Sì, c'è da camminare però, No, mette scarpe nere, quello. No, perché tra una fontana e l'altra ci sono chilometri di strada. Non ti preoccupare. Non è come Roma che è pieno di fontane. Andrea, vengo volentieri. Vabbè, fa un freddo tremendo, te l'avviso. Ho portato la pelliccia. Guarda, poi non vorrei che gira un'influenza, gira proprio l'influenza. Speriamo di non incontrarla. Andrea. C'è. Ma non fa tante storie, mi devi dire quello che ti sei messo in testa di fare stasera a Parigi. Andare a guardare fontane? Nude. A colori? Che vuoi intendere? Andrea, so 20 anni che ti conosco io. A te. Mi conosci, bambina? Allora, che? Però? Beh, io non capisco niente, una donna che non conosco. Ah? No, non dice una voce da donna. Già, una telefonista. Sì, va bene. Beh, fra poco. Bene, nella hall. Nella hall. Beh, quello va solo però. E dove fede? Ah, perché? Pure lui viene in giro. E dove vado io qui, ragazzini? Andiamo a piedi, mica prendiamo il taxi. Ah, ma che la si è trovata bella la guida, sì. Ma insomma, la vuoi finire con quest'aria come se fossi la moglie dell'Andrù? Beh, avanti, guarda. Se io ti chiedessi, dopo 20 anni, diciamo così, di servizio, chiedo una licenza di 4 ore. Signora moglie, me la volete dare? No. Perché sei una moglie come tutte le altre. Le mogli gelose, pesanti, asfissianti, mentre che una moglie intelligente, superiore, moderna, direbbe sì, mio marito mi chiede una cosa. E io dico di sì. Dopo 20 anni di lavoro, mi piace, voglio vedere i vostri caratteristici per Parigi, senza uno scopo artistico, gli dico di sì.
Allo? Sì. Ho male la testa. No, no, non scendo. Non sono mica venuta a Parigi per fare quello che vuoi tu. No, non scendo con quelli. Con quelli non vengo. Neanche dipinta, guarda. Così deve essere la moglie. Superiore. Ecco. Non guardare così. Perché io non... mi devi dire, te, vai, Andrea, te lo permetto, divertiti. Allora, se non me lo dici non ci vado. Vai, divertiti. Senti ironia, Io non ci andrei più adesso. No, il cappello si mette. Ah, scusa, allora è meglio che vado via. Beh, ciao. Sì, però... Oh, stupido, è una curiosità, capisci? Ma che vuoi che mi interessino le donne francesi un po' di fronte a te? Senti, che fare voi? Dove andate? Andate a qualche posto, no? No, dove vai che vada? A vedere le fontane, so bene. Avevi detto che faceva freddo. Sì, ma è un freddo secco, sano, che fa bene. Ma non fa tanto. Non tardare? Ma sta tranquilla. Mamma, vestiti. Perché? Usciamo. Dove andiamo? Non ti preoccupate, lo dico dopo. Da sole? Sì, perché? Che c'è di male? Ma senza papà. Papà che ha detto che gli uomini a Parigi dovrebbero uscire da soli, no? E noi stasera usciamo da sole. Dov'è la spazzola? Lì. E muoviti e sbrigati. Allora, signore. Ah, già. Ve li riservo quei non due posti? Non so se la signorina verrà. Ma ora noi dobbiamo avviare, c'è può un sacco aspettare di un altro po'. Ah, buonasera. Due posti, allora. Possiamo andare, no? Madame Bianchi. Plaisir. Che piacere, plaisir. Signora. Buonasera. Allora siete in tre da questa parte, per favore. No, no, signore, qui non ci sono che due posti. Lei andrà nell'altra macchina. Ah, beh, allora io vado nell'altra macchina. Come male, signore, sì. Vi ritroverete in tutti i vari tabarenti. Arrivederci. Allora sono 7.000 franchi. Marcello? Che succede? Hai ancora un posto lì? Sì, uno c'è. E allora prendi questo signore, io parto per prima. Bene, lei mi pagherà dopo in macchina. Ma chien, I take avec moi le loup. A la voiture? He goes with me now. N'est-ce pas? She's the most intelligent dog. She really must have a good time tonight. Thank you. Merci. Merci. Ecco, è qui. Rue Franchot. Alors, monsieur, vous me gardez ou vous me payez tout de suite? Non, vous pouvez partir. Combien? 250 francs, monsieur. 250 franchi, don André, non avete spiccioli? Io sì, c'ho il solito portafogli, ma voi non cambiate mai, don Raffaele. Ho solo biglietti di grosso taglio, grazie. Ecco, croissant, aiutami. Merci bien, monsieur. Dunque, ragazzi, vi raccomando distinzione perché siamo a Rue Franchot. Don André, aspettatevi qui un momento. Perché noi non veniamo? No, ecco, io sono pratico. Vado avanti per prepararvi l'ambiente. Due minuti e torno subito. Aspettate. Beh, fate presto. Venga a vedere, signor Andrea, una cosa fenomenale. Tutto. È una meraviglia. È magnifico. Ma insomma, me le vado. E come lo do, sempre rete a vedere. A biondo mi piace assai, come lo do. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ici c'est le cabaret Butterfly. Venez voir, monsieur, nous avons un très beau spectacle à l'intérieur. Un très joli spectacle. Nous, aspetta, un amico. Pardon. Che dice?
Eh? Are you speak English? No. Italian. Italiani. Siete italiani. Sì, tutti i vostri amici vengono qui. Uno spettacolo meraviglioso. Non potete avere spettacolo più bello di qui, in tutta Parigi. Venè, un colpo d'occhio. Siccome aspettiamo una persona. Il vostro amico verrà dopo. Mica male. Cammina. Ma guardi, noi dobbiamo aspettare un amico nostro. Cosa può fare, Chassel? La vede che siete qui? Non preoccupate. Non abbiamo neanche lo smog. Così siete elegantissimi. Venite, venite. Merci. E anche, vi dico qualcosa. Il spettacolo non vi piace, non pagate. Zezè. Bonsoir, madame. Di donc, di a Tony che abbiamo visita di turisti italiani. Bonsoir, monsieur. Soyez le bienvenu au Butterfly. Oh, voi italiani! Mia zia adora gli italiani. Vado a chiamarla subito. Tony! Che bello rossetto! Che sarà sta cosa? Les amoureuses voyées de la tête aux pieds. Je suis bête pour aimer et me donner. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Oh, ce qu'il est mignon, lui. Non siamo capitani. Allez, ma quella è femme homme. Pas d'importance, voyons. Une artiste. Cominciamo bene. Allora, c'est une petite table. Quel dommage, vous allez voir bien. Vous avez vu trois messieurs. Et monsieur Gros et des jeunes hommes. Mais oui, monsieur, ils sont justement entrés au cabaret. Entrés au cabaret, ma guarda un po' che cosa, amico. Non, uno guarda le fotografie, poi invece... Vabbè, vieni queste poste, queste sono vostre, insomma, mica vabbè, ma che ne sapevamo? Quello dice il meglio spettacolo di Parigi, vabbè, poi invece dopo... Andiamo. No, di qua, di là. Ah, perché si passa di dietro? No, non si passa di dietro, è che veramente qui non c'è niente da fare. Perché? È troppo presto. E c'è da aspettare assai? No, ma non fa niente, tanto andiamo in un altro posto, meglio. Vabbè, ma come ora ci siamo, perché non vorrei... Stavolta che... sono proprio sicuro, fidatevi di me. È qui. Vabbè, è lontano? Due passi. Andiamo, giovanotte, andiamo. Buonanotte. De Frau, monsieur. No, grazie. Signorina, ci vediamo dopo nell'altro tabaret. Sì. Siamo intesi, sì. Hey, allora, mon chien a fait pipi in front of the maison de la présidente de la présidente de la République. Yes. Je suis un pauvre gars qui plus rien. Je promets. Et illusion. Je suis paumé, je le sais bien. J'aurai jamais de million. Ça ne veut pas dire pourtant que j'aime pas. Vestito così io? Beh, perché no? E quelli? Sono in festa. Festa? Sì, un matrimonio. Ah, così giovani? Ma no, sono le damigelle d'onore. Capisco. E chi va a noyer, allora il jette à l'ombre la scène. Merci. Voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer au caravelle sur la scène. Les ennuis. Pas partout Paris, mais à l'ennui. À Paris, au 14 juillet, à la nuit. N'est-ce pas que formidable? Vous siete formidabili. Vous scherzate sempre. Depuis qu'à Paris, on a pris la pastille. Dans chaque faubourg, à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sans arrêt sur les pavés, nuit et jour, font des tours. À Paris.
la saison des chasses. Come? Il faut partir les gars, le cri d'une voix forte, Billy le balafré, que le diable l'emporte, il faut nous préparer. Come dato, mi fa vedere un po' cambiare questo. Quand la lune dit, quand le jour s'enfuit, les chasseurs iront Ci fa vedere un po' a noi com'è andato? Che si vede, che si vede. Beh, ma cosa fate? Ma insomma... È mezz'ora che stiamo aspettando qua, com'è andato? Allora, che fate? Mi prendete a calci? Oh, scusate, credevo fossero loro. Sono 10 minuti che vi sto aspettando per la strada. Vabbè, non vi vedevamo, faceva pure freddo. Vabbè, andiamo, c'è fuori il passeggio. Ma non avete detto che c'era un posto più vicino? Niente da fare. Allora? È troppo tardi. Allora che facciamo? Voi vi divertite a vedere questi film da ragazzini. Vabbè, che faccio? Le porto a vedere uno io. Altro che questo. Chi ha detto? Chi ha detto? Chi ha detto? Sì. Magari. Costa molto. Quanti? 6.000. E Caruccio? Beh, non ho nessuna idea, penso. No, Caruccio, dicevo, caro. Ragazzi, se volete venire, venite. Sì, 2.000 ragazzi, 2.000 lunghi. E allora che siamo venuti a fare? Come è roba moderna. Modernissimo. Andiamo. Andiamo, che c'è il tassi fuori. Andiamo, Dodò. Marcello, se non la pianta. Difende, quello c'ha più paura di me. Ma mamma, siamo a Parigi. Ma che bei divertimenti. Bonsoir. 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 Avanti presto, signori, per favore. Signore e signori, vi avverto che siamo nell'ambiente più malfamato di Parigi. Fate bene attenzione ai vostri gioielli e ai vostri portafogli. E allora, gentile... Mademoiselle, signorina, che sfortuna, eh? Dopo. Sì, ci vediamo dopo. Oh, scusami tanto, sono ritardato. Sì, dopo. Indépendant, troisième série, épaulé jeté à deux bras, 85 kilos. È un gran bel atleta. Aspettate ad entusiasmarvi. Se mi guarda negli occhi gli mancano le forze e dato che ne ha già pochino. L'inizio è sempre magnifico, ma purtroppo il seguito lo è meno molto. Il yari è naffer, non c'è speranza. Sono 5 anni che si ostina a far l'uomo forsuto e un bel dirgli che la smetta. Visto che splendido atterraggio. Ma voi siete contenta che non vinca? O potete dirlo forte. Se lo devo sposare non voglio essere condannata a mangiare manubri finché campo, giusto? Madre, mi pare che sia qua, che mi pare. Ma come mi pare? No, e sono sicuro. Mi pare. Come uno viene qui, viene in tassi, poi mi pare. Che scusei? Scusa noi. Nous sommes des amis de Madame Crémier. Est-ce qu'on va me casser la tête avec ta vieille rombière? Ça fait 5 ans qu'elle est morte. C'est une maison respectable ici. Allez, tirez-vous. Oui, tu as des trimotes. Non. Hein? Qu'est-ce que ça? Scusa. Che peccato. Che è successo? Una signora così gentile, così ospitale. L'hanno sfrattato. Ma che sfrattato, don André? È morto. Guardate che è una disgrazia grossa, perché è veramente un lutto per Parigi. Quando è morto? 5 anni fa. Beh, senti, don André, ma che ci state prendendo in giro voi?
Perché? Insomma, dico, dalle 9 che siamo in giro, le tardi, qua è presto, che è morta che sono 5 anni, ci vedo ogni tanto, ma... Non ricordavo. Beh, insomma, io comincio a stufare, dico francamente. Signor Andrea, ha bisogno di un certo momento. Definiamo, però. Avanti, che facciamo? Devo andare via pure il tassì, io... Se c'è da divertirsi subito bene, se no andiamo, cerchiamo, don Andrea. Cerchiamo, volevo sapere dove quello, il programma, il... Preciso. Ce ne potevo sapere che era morto. Ma non è pezzone sapere che era morto, dovete scusare. Oh, grazioso! Oh, baby, are you having good time? Cheers. Cheers. Fiori, madame. I just love this floor show, isn't it, darling? È un omaggio, signorina. Let's have some flowers. They're lovely. Oh, grazie. 1200 franchi, signore. Molto. Let's see what they're going to show us in the last show. Ora, se volete, potete passare al tabaret du Chant Blanc. Prego. Let's stay together. We have a nice prank and really pay the town red. Ah, oui, certainement. No, ça, c'est une bonne idée. We need to stay together. Come on, let's go. Come on. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Sur le sable, les pas des amants désunis. C'est bon? Oh, très bonne. Vous permettez? Ouais, allez-y. C'è deciso finalmente, eh? Beh, sì, c'è riversata, è meglio mangiare. Questo non si vede, poi anche se mi addormo, che volete fare? Un sandwich avec une saucisse. Alors, ti perds, tu me payes une frite? Sì, è meglio mangiarle senza pane. Beh, ora vengo, è arrivato a Cito senza dire niente. Abbiamo fatto un guaio. Tazzi, che è successo? È arrivato via Chateau. Chi è sto Chateau? Ma come chi è? È il figlio di Espagnol. Abbiamo perso 30.000 franchi. Dorafè, lasciate stare queste benedette corse. Voi siete stati in un posto, ma avete detto di aspettare. Io ho aspettato, qui sta piovendo, si può sapere che avete combinato. Ah, cioè, è vero, che vedete, è domenica. Allora l'operatore riposa, non c'è niente da fare. E allora che facciamo? Don Andrea.
Da stamattina che dite, don Andrea, avanti. Don Andrea, facciamo? Io vi porto a vedere il posto più sensazionale, più meraviglioso, e voi non vi dimenticherete più Parigi. Parola d'amore. Veramente? Ragazzi, guardate però che è l'ultima prova. Vabbè, ecco il taxi. Giovanotti, andiamo. Per favore. Avete diritto a un solo bicchiere. Where's a big cheapskate? Don't you worry, mister. Take some of ours. Very merci. Good. Certainly. Cheers. 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 Signori, la serata termina qui. Per favore, tornate alle macchine che vi porteranno all'albergo. No, aspetto qualcuno. Ma, signorina, il giro è finito. Potete restare qui, ma a vostre spese. La bottiglia di champagne costa 4.000 franchi. 4? Ma non potremmo aspettare fuori? No, aspettiamo qui. Beh, allora venite che vi presento. Signorina, date un buon tavolo a questi clienti italiani che vogliono finire qui la serata. Ah, bon, merci. Bonsoir, Michel. Pierre, s'il vous plaît, Fran Le Manteau. Samba? Un buon tavolo pour monsieur. Buonasera, signori. Buonasera. Tavolo riservato. Per di qua, prego. Un fiore? E ce l'ho già, grazie. Un peu de champagne, monsieur. With you? Merci. Thanks. Come on. Sorvegliata. Sì, da bambina, perché le dispiace? Sì, sai, da aspetta, signora, I thought you were lost. My dog was getting caught in the bus. I couldn't leave her. Where's your table? Labba. Oh, come on, David, isn't this wonderful? I thought you were lost or something. Champagne! Happy New Year! Allora, tutto sistemato. Non gridar, Vittoria, metteremo i capelli bianchi prima che si incammini. Volete che dia io un'occhiata al carburatore? Soffia nella candela. Calma, coi nervi, Claudie. I nervi è il tuo trabicolo che li ha. Una pitrella vedrai che prende il volo. Magari lo prendesse per sempre. Su, 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 coraggio, coraggio. Pigete, forza! Pratico di Parigi, questo che è, chef
ma sì, li do. E allora dove cavolo ci avete portato, si può sapere? Don André, questo è uno dei locali più caratteristici di Parigi. Che sta pedenzia qui? Siete frequentati da turisti che vengono qui in cerca di emozione. Allora ci capita pure qualche cosa di brutto. No, se invece è tutto finto, è tutto messo in scena. Come in casa ora? No, qui è veramente finto. Che voi non sare fare il mio numero. Due bottiglie. Tre? Tre bottiglie. Prendete. Attacca. Ai, 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 la candelona. I think you are wonderful. Uh-huh. Io penso a voi meraviglioso. Ah, io? Oh, formidabile, meraviglioso. Right. Non riesce. Io penso a lui molto bravo. Senza documenti. Fate il rapporto. Allo, Hotel Lutetia? Commissariato del decimo, buonasera. Verificazione d'identità, prego. Avete dei clienti a nome Antonio Manfuso, Nicolino Mancini? Nicolino Mancini. Vuole la mula, fa. Intanto non troverete. Ma perché quanto aveva? Adesso 20-25 mila. Sono quasi 50 mila lì. E meno male che Don Raffaele si è sbagliato. In amore io ho chance, eh? Tu non comprendi? Mio amore porta bonheur. Ecco, guarda il suo vocabolario. Guarda, io lo comincio. Spiega il vocabolario. Sa pa' leggere. Ma io non comprendo. Così. Dites-moi. Oh, lui piace a me. Così, voilà. Ho detto che dopo avventura parigina. Martin, fai sortire tu, se ti arrego. Ecco, voi puoi sortire tutti e tre. Allez, tu me le lesse, eh? Tu reviendra, tu vieni a vedermi. Tu vanno a fichere la paix, oui? Il tu me le lesse tranquille. Monsieur le Jean. Allez, assis-toi et laisse-nous tranquille. Bonsoir. Altra volta, vous ne sortez pas sans passaport. Non sortire senza passaport. Mon amour! Andate a chiamare, aspetta. Sì, bonsoir. Amour! Romeo! Scusi, l'hôtel de bon commerce.
Hotel du Bon Commerce? Tu connais-tu toi? Oui, chef. Rue des Beaux-Arts, près de la place des Abbesses. Ah sì, piazza di Abbesses. Passez-vous, scrivez. Non sarà il caso di chiamare un medico? Sì, potreste far meno dedicare tutto il giorno. Gli si è fermato il mangiare sullo stomaco. Dove sei stato fino adesso? Con Grenier. Volevo tornare prima, ma la macchina si è guastata. Così impara ad uscire coi primi che incontri per strada. Ma non sono i primi che incontro per la strada. Adesso sono ti preparo la limonata. No, non la voglio. Non fare i capricci, Mimì, la devi prendere, ti fa bene. Avanti, adesso ti metto la pezzolina fredda, eh? Ti fa piacere? Sì. Scusa se t'ho fatta arrabbiare, è colpa mia. Ti fa male il pancino? Un po'. Tanto, tanto, tanto? Mm. E se io ti do un bacino, ti fa male ancora? Non lo so. Allora ci provo, eh? Mm. Ragazzi, su, su, andiamo, via. Ecco la limonata. Non la voglio, non la voglio. Ah, non la voglio. Non la voglio. Non cominciare a fare i capricci, no. Adesso. Bonsoir, scusi. Sei completo. Ah, no. Abita, sei completo. Abita qui, Monsieur Raffaele d'Amore, uno con i baffetti. Oui, meurs ici, mais il n'est pas rentré. Entro, ahora, adesso? Non, il n'est pas encore entré. Ah, non è ancora entré. Non. Dove posso attendere, monsieur? Encore dehors. Pas rentré. Io posso attendere? Io sono amico suo italiano. Io ho arrivato... Ah, je suis au courant, oui, on a parlé. Un ami qui arrive d'Italie. Alors, vous voulez peut-être l'attendre dans sa chambre. Hein? Vous voulez peut-être l'attendre dans sa chambre. Hein? Hey, excusez-moi, je vais vous donner la clé. C'est le numéro 1, au premier étage. La première porte. Numéro 1. Oui. Ah, c'est ça. Merci. De rien. Attention, l'escalier est ciré. Ah, merci. È qui Rue de l'Église. A che numero? Non lo so. Christine. Beh, ragazzi, avete intenzione di passare la notte qui? Shh, momento, dorme. Christine. Che succede? Siamo arrivati. Dove? Che ne so. Ah, sì.
Pagate? Oh, sì, sì. Il metrò non c'è più, attendete. Dove andate? Hotel Utessia. Hotel Utessia, sì. Au revoir, Franco. Ah, no, vi accompagno. Ma io sono arrivata. No. Un momento, aspettatemi un momento, per favore. Beh, volto la macchina. Così, io non è stata cattiva guida. Ah, sì. Come? Parigi non è piaciuta con me? Ah, sì, tanto, tanto è piaciuta. Christine. Qua? Io ti amo. Christine. No. Addio, Franco. Ah, sì, sì. Aspettate, io discendo. Non andate all'hotel Utessia? No, faccio una passeggiata. Come volete. Quant'è? 450 franchi. No, tenete. Buonasera. Grazie. Dite, signore. Penso che la vostra passeggiata sarà lunghetta. Lunghetta? Sì, piuttosto lunga. Su, salite con me, questa notte si viaggia gratis. Ah, grazie. No, lì dietro, qui vicino a me gli invitati. grazie mille. Senti, buonasera. Guarda, è meglio che vai a dormire in camera di Mimì, perché si sente poco bene. Ma che è questa storia? Perché mi hai dato il permesso? No, ma vai a dormire su? No, si sente davvero poco bene, ti ho preparato tutto in camera. Che fa? No, perché io... Si è addormentata adesso. No, ma io ti devo dire, perché non è neanche una fontana. No, non c'entra, domani mi racconti. Dai, se sei bene. Allora aspetta, ecco la chiave. Sì, ciao. Ma voi dove siete stati? Domani, te lo racconto domani. No, perché io volevo dirti che... Niente. Me lo dirai. Che ti dico? Niente. Come niente? 20 chilometri... Manca una fontana. Ma manca una goccia d'acqua. Ciao, buonanotte. Ciao. E beh, uno solo. Ciao. Nicolì, vieni qua. Nicolì, guarda qua. Femme de chambre, traduci. Cameriere, no? Sei sicuro? Sì. Totò. E sei racchie, le cameriere di Parigi, racchie. Monsieur désire quelque chose? Non, merci beaucoup, rien. Monsieur désire quelque chose? Non, merci. Thank you.
Permesso? Un momento. Permesso, grazie. Dai, Mimì. Permesso? Signori, permesso. Permesso, grazie. E poi? Poi. E poi? Vi dico una cosa sola, voleva che andassi in Argentina con lei. Hai capito? Io credo che Parigi permesso, è sempre grazie. Parigi, Buongiorno, signorina Mimì. Buongiorno, signorine. Buongiorno. Ma insomma, dico... Mi fai sempre stare in pensiero. Se perdevi il treno, proprio. Abbiamo preso dei giornali. Cristin! Scusi, signora, permesso, signora. Grazie. Scusi, permesso, grazie. Scusi, scusi tanto, permesso, grazie. Permesso. Franco! Cristin! La vostra pianta! Guai se non vi avesse veduto. Guarda quei due. Messi, attendiamo la partenza. Po' qua. Vedete quei due che stanno... Ah, monsieur, c'est là. Stanno a baciare. Oh. Arrivederci, Franco. Au revoir. Franco, la vostra pianta. Merci beaucoup. Arrivederci, Christine. Je t'aime, Christine. Au revoir. Christine, je t'écris. Au revoir, Christine. Au revoir, Christine. Au revoir. Depuis qu'à Paris, on a pris... Au revoir. Dans chaque faubourg, à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui s'en arrêtent sur les pavés nuit et jour, font des tours et des tours à Paris. Una comitiva di turisti capitanata dal regista Luciano Emmer, partita da Roma, è arrivata a Parigi. Tra i viaggiatori notiamo il ricco albergatore Andrea, e sua moglie Elvira. Vi è pure la loro figliuola, Mimì. E naturalmente, per non dire purtroppo, anche il fidanzato, Marcello. E poi, come in tutte le comitive turistiche, notiamo pure una infinità di tipi e macchiette. Ecco l'elegantone, l'irresistibile, il gagarone, convinto di conquistare Parigi. Vi sono anche due bravi ragazzi, collezionisti di belle donne in fotografia. Poi abbiamo il pivellino, lo sbarbatello, premiato dal genitore perché ha superato i 3 anni di liceo. Nella grande città tentacolare incontriamo Don Raffaele, un barone fasullo, l'eterno illuso di vincere il Grand Derby. E naturalmente incontriamo anche un'infinità di francesi. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Perché si va a Parigi? Mi si dirà, ma per vedere una città grande, mai vista, di cui tutti ne parlano. Sì, tutte belle cose, ma la verità è un'altra, e ve lo dico subito. Ci si va perché ognuno pensa, sogna, desidera un'avventura, anche piccola, non importa, ma un'avventura da raccontare, da ricordare, da rivivere di tanto in tanto, qualcosa che sappia di peccato. Di fiore del male. Argentina? Argentina, ça c'est merveilleux, j'adore Argentina, les gauchas, les lindas señoritas, caramba, quelle chance d'avoir rencontré en Argentine. Je vais vous accompagner, non? André, ma non fa tante storie, mi devi dire quello che ti sei messo in testa di fare stasera a Parigi. Andare a guardare le montagne. Mademoiselle, vous attendez quelqu'un? Oui, okay. Pourquoi? Pourquoi vuol dire perché? Io qua ti volevo, e adesso che dici? All'amour, c'è la chance. Ma che dici? Ecco, guardi sul vocabolario. Guarda, io da dove comincio. Spiega il vocabolario. Se poi io... Se poi io non comprendo. Cosa? Ma
Se non la pianta. Et des tours à Paris.